luglio siamo venuti nel Golfo di La Spezia e abbiamo posizionato ben 50 pannelli in tutto il Golfo, cercando di coprire i punti maggiormente antropizzati, quindi porti e marine turistiche, rivolti verso il basso e immersi, diciamo, attaccati ad acime, a pontili galleggianti o alle stesse banchine. And these panels are a good sort of standardized method for the colonization of these organisms, and it's very similar to how organisms would colonize other artificial substrates such as docks, pilings or the hulls of boats and other ships. Il nostro obiettivo è soprattutto quello di vedere quali specie alloctone o non indigene o dette anche aliene ci siano nel Golfo di La Spezia. Questo progetto nasce da una nostra collaborazione con lo Smithsonian Institute degli Stati Uniti, in particolare con il dottor Greg Ruiz, che è l'ideatore di questo protocollo. Lo stiamo mettendo in atto qui a La Spezia grazie a un accordo che il nostro dipartimento ha con il centro di ricerche Enea di Pozzuolo di Lerici. The Smithsonian Environmental Research Center in Maryland has been conducting surveys like this for a number of years, almost 25 years now. Per la prima volta noi stiamo applicando questo protocollo americano alla realtà del Mar Mediterraneo. Abbiamo messo 10 pannelli per sito a Porto Venere, Fezzano, la Marina delle Grazie, questa marina lungo la passeggiata Morina La Spezia e un centro velico sotto il centro di ricerca Enea a Santa Teresa vicino a Lerici. Abbiamo già notato abbondanza di specie caraibiche, specie giapponesi che non dovrebbero essere qua. Queste specie sono opportuniste, possono soppiantare le nostre native e creano una omogeneizzazione e quindi riduzione della biodiversità locale, delle peculiarità locali delle aree. Questo rappresenta il nostro anno zero. Il nostro obiettivo è di riuscire a mantenere questo monitoraggio negli anni a venire per riuscire a valutare nel tempo il fenomeno delle invasioni biologiche, quindi costruire una serie di dati a lungo termine che siano appunto resi confrontabili con altre realtà internazionali.